Amici, eccoci ad un nuovo appuntamento con Tirreno Arte, Cultura e Tradizione. Siamo oggi a Maranola di Formia, una terrazza, possiamo dire, sul Mar Tirreno centrale e nel Golfo di Gaeta. Qui si svolge la 17ª edizione del Festival della Zampogna. Pensate, per una volta l'anno qui a Maranola si radunano tutti gli zampognari del centro Italia, quindi vengono dai Monti Aurunci, dall'Abruzzo, dalla Campania, eccetera. E ci allietano appunto con le loro melodie, con i loro strumenti, giusto? E mi fermo qui, diamo inizio subito al programma, augurandovi come al solito buon divertimento. Ambrogio Spadagna, sicuramente un luminare della musica popolare e di tradizione. Lo ritroviamo qui a Maranola, oltre che essere sua patria natale, mi sembra, è anche l'organizzatore di questo grande festival della Zampogna, che è arrivato alla sua 17ª edizione. Cosa ci dici in proposito? Ah, questo è oramai uno dei momenti più rappresentativi in Italia per coloro i quali sono appassionati di questo strumento, che vogliono trovare a questo strumento una collocazione nella vita contemporanea. Vengono a Maranola per questa giornata zampognari da tutta Italia. E ogni anno aumentano perché la ricchezza del patrimonio di questa musica è aumentata in maniera addirittura vorticosa. Abbiamo dei numeri sensibili rispetto a quanto era nel passato la pratica di questo strumento. Questo significa che, nonostante sia uno strumento antico, oggi riesce a trovare una sua pratica, una sua diffusione in maniera molto molto più capillare rispetto a quello che era la tipologia del passato. Il festival è un'occasione di incontro, un'occasione speciale dove le persone stanno insieme, tradizioni e culture musicali delle varie regioni convivono, personalità, idee, pensieri differenti fra loro trovano qui comunione. E ecco, questa è l'idea che noi vogliamo, l'idea che attraverso la musica popolare, il paese, non soltanto Maranola, ma Maranola come paese simbolico, come paradigma del nostro paese, della nostra nazione, possa stare insieme nelle varietà, nelle molteplicità, creando un segno di unità e di comunione fra tutti.
È vero che i giovani, a volte con le loro idee stravaganti, oggi si avvicinano sempre di più alla musica popolare di una volta? Sì, beh, i giovani per natura devono avere idee stravaganti, perché è la gioventù che porta quel segno. Ma il dato significativo di questi anni è proprio questo legame fra giovani e anziani, questo voler non tagliare un cordone che unisce le generazioni. E questo è un segno di saggezza delle nuove generazioni, che deve far probabilmente riflettere di più le vecchie generazioni, che magari considerano i ragazzi spesso troppo stravaganti. Certo. Senti, programmi per il futuro a livello, diciamo, di eventi di questo genere? Ma noi lavoriamo a Maranola con un criterio che è quello della qualità e della semplicità. Non vogliamo creare un festival che sia niente di più se non quello che ho detto, un grande momento di comunione nella semplicità, e di riflesso tutto quello che verrà e che viene è legato a questo segno. Poi tutto il resto delle cose che si fanno in giro per l'Italia appartengono ad altre progettualità, ma in ogni cosa che facciamo, sia essa realizzata a Maranova o a Roma o a Copenaghen o a Pechino, c'è sempre questa ricerca del segno dell'identità territoriale, del segno della comunione fra le varie culture che si incontrano e che attraverso la musica stanno insieme. Certo, un'ultima cosa e poi ti lascio, diciamo, al festival, è qui. Un saluto per i nostri utenti che ci seguono un po' dappertutto, anche perché siamo via satellite. Beh, un saluto e un ringraziamento all'attenzione che voi porgete a questi temi. Sono certo che questo tipo di manifestazione possa incuriosire, ma soprattutto segnare in modo indelebile chi vi ascolta e chi partecipa ai vostri programmi, perché è un tipo di iniziativa che nasce direttamente dal cuore, e quindi ovviamente quando gli eventi e i sentimenti sono così chiari e espliciti sono molto diretti. Ok, grazie ad Ambrogio Sparan e gli auguriamo buon festival, ok? Arrivederci. Grazie a tutti, buona giornata.
Oh, amici, qui siamo con un gruppo veramente bravo. Veramente io sono rimasto estasiato dalla musica popolare che ci avete fatto ascoltare. Raffaele Romano lo conosciamo perché posso dire che è un conterraneo mio ed è bravissimo perché tra le altre cose ha vinto un sacco di premi veramente a livello nazionale e internazionale. Allora Raffaele, questo festival di Marano e i tuoi validi collaboratori qua, è un gruppo, una band o vi siete incontrati per caso? No, siamo tutti ragazzi uniti per caso, ci siamo incontrati qua e chi per un motivo, chi per un altro, chi c'ha la bancarella, diciamo, chi fa dimostrazioni di ciaramelle e zambogne. Ci siamo incontrati qua e abbiamo fatto questa suonata insieme per divertirci. Senti, io so che tu sei bravissimo con l'organetto. La sintonia tra l'organetto, la ciaramella e la zambogna è altisonante, cioè è combinata molto bene. A seconda degli organetti, l'organetto, diciamo, le tonalità variano, però comunque con tonalità uguale sia la zambogna che la ciaramella che i flauti si trovano tranquillamente bene. Bravo, da quanto tempo stai qua? Da che ora? Io sto circa dalle 9:30 di questa mattina. E quindi suonerete per tutta la giornata? Sì, staremo qui fino a stasera, poi ci saranno i vari concerti, io suonerò con il maestro Ambrogio Sparagna nei vari spazi di questa manifestazione, diciamo. Capito. Senti, ci presenti un po', magari parliamo un po' con i tuoi collaboratori. Tu ti chiami? Jonathan. Da dove vieni? Formia. Ah, Formiano. E te invece ti chiami? Mario. Da dove vieni? Sempre da Marano. Ah, è maranolese. L'altro, te ti chiami? Lucio. Da dove vieni? Da Maranola. Da Maranola. Bravo. Te ti chiami? Giuliano. Da dove vieni? Formia. Te invece? Silvio. Da dove vieni? Da Marano. Ma quella banda è composta tutti da abitanti, da cittadini di Marano? Come lui viene da Cerreto, vicino nei pressi di Valle Rotonda, Acqua Fontata, quella zona là, e si chiama Dario Tomasso e oltretutto è un maestro in organo, quindi lui suona la zambogna per passione, comunque è una tradizione che trasporta tra gli zii, i nonni, il padre, tutti quanti. Quindi. Complimenti, abbiamo dimenticato qualcuno? Ci sta Valerio che suona la ciaramella. Paolo De Meo è costruttore di questi tipici strumenti, che è uno degli unici qui a Maranola, non ce ne stanno altri. C'era Bruno Spagna, percussionista, e adesso non c'è. Va bene, vi facciamo tanti complimenti, buon festival e alla prossima, ciao! Grazie a tutti, ciao, alla prossima! We're gonna make it.
Oh, amici, qui siamo con un altro gruppo di zampognari, diciamo. Voi da dove venite? Subiaco. Subiaco addirittura, in provincia di Roma. E com'è che vi trovate qui in questo festival di Maranola? Beh, io sono costruttore di zampogne, quindi questo è un appuntamento che... È la sua materia, insomma. Sì. Ogni anno veniamo, in primis, insomma, ecco, per incontrare soprattutto gli amici, i colleghi, insomma, i musicisti, gli appassionati di questo. È in parecchi che siete venuti da Subiaco? Sì, siamo una decina, sì. Perché poi alla fine si crea sempre in queste occasioni un po' di comitiva e quindi... È il gruppo che avete suonato poco fa, insomma? Sì. Non è un gruppo, è una manifestazione spontanea della nostra tradizione, diciamo. No, pensavo che aveste creato un gruppo e vi spostavate magari nelle zone in cui c'erano questi eventi. No, noi siamo, questa è la nostra tradizione musicale, e noi la portiamo avanti in quanto tradizione. Oggi siamo qui e cantiamo e suoniamo qui. Complimenti e buon festival. Si chiama? Marco Cignitti. Ok, di nuovo allora, complimenti. Grazie. Amici, siamo invece qui con Erasmo Treglia, sicuramente un altro coltore della musica popolare e di tradizione. Erasmo Treglia è uno degli organizzatori, tra le altre cose, assieme all'altro valido collaboratore Ambrogio Sparagna, di questo 17° Festival della Zampogna. Ecco, qualcosa in proposito su questo evento anche? È un appuntamento che ha acquistato una sua importanza in Italia, perché è dedicato a uno strumento molto particolare, poco conosciuto ancora, e poi ha questa particolarità che si svolge in un periodo considerato morto, in cui non accade quasi nulla nel nostro paese, e quindi molti addetti ai lavori, musicisti, studiosi, ricercatori approfittano proprio di questo appuntamento per incontrarsi e quindi scambiarsi le esperienze, eccetera, ed è una funzione importante, perché spesso si sente dire in giro durante l'estate: ci vediamo a gennaio a Maranola, e quindi siamo contenti di svolgere questo ruolo. Io ho parlato adesso, mentre venivo sopra, con un signore, cioè con uno zampognaro, diciamo, che veniva addirittura da Salerno. Io so che gennaio è un ritrovo qui a Maranola per tutti gli zampognari del centro Italia. Li ha mai contati quanto ne sono effettivamente? Quanti sono? No, ma sono in grande aumento, perché fortunatamente lo strumento sta avendo una rinascita di attenzione notevole e sono molti giovani. In realtà molti zampognari vengono addirittura, c'è un gruppo di appassionati che viene dalla Svizzera, così come tanti che vengono comunque dal nord dell'Italia, quindi si tratta di un circuito molto vitale in questo periodo, e noi pensiamo di svolgere una funzione, come dire, di propulsione per quello che riguarda l'attenzione rispetto a questo strumento. Thank you.
Io so che qui avete allestito anche una mostra, ci illumina un po' su questa mostra? Tra le varie attività della manifestazione c'è quella di promuovere, soprattutto nell'ambito di appassionati, di ricercatori, l'esposizione appunto di un percorso di studio, di ricerca. Quella di quest'anno è di un costruttore cilentano che vive però nel Lazio, che si chiama Alfonso Toscano, che raccoglie soprattutto piccoli strumenti. Piccoli strumenti significa dalle castagnette agli scacciapensieri ai flautini, piccoli strumenti della tradizione. Quest'anno abbiamo chiesto a lui di fare un percorso personale, di esposizione, ed è la mostra appunto dedicata a tante cose che spesso non hanno una luce propria e che lui è riuscito invece a valorizzare. Ci potete anticipare, diciamo, gli ospiti che avrete nel pomeriggio? L'ospite principale è senza dubbio Simone Cristicchi, che viene qui a presentare il suo lavoro fatto con i minatori della Miata, ma anche a cantare con le zampogne dei brani tradizionali di Area Centrale. E ci sono poi tanti altri ospiti zampognali, altri musicisti e ricercatori. Vi lasciamo perché so che siete al presenziamento, diciamo, della manifestazione. Un saluto per i nostri utenti. Beh, approfittatene, veramente è un'occasione per visitare un'area bella, per sentire della bella musica e per scoprire un mondo di cui si è sentito parlare e che non si è mai toccato e visto da vicino. Venite a Maranola nelle prossime occasioni. Ok, grazie e buon festival. Grazie a voi.